Nel cassettone tramutando reggiseni la spilla d'oro di Anna, quella a forma di farfalla con due piccoli rubini al posto degli occhi. Gliela regalò Carlo il giorno che le disse: «Il 7 giugno ci sposiamo, domani andrai con mia madre a scegliere il vestito». E il 7 giugno si sposarono. Venuto Battista, no? Magari. Mi piacerebbe tanto essere una brava scrittrice, così al sole, a nuotare, una meraviglia. Qui ci ho messo anche un titolo, Segui la voce. Ma di che parla il tuo racconto? Di una sfigata di uno stronzo. Anche per la pipì, prima di essere costretto a decidere di farla, aspettava davanti al bagno che sua madre lo interrogasse. Che fai davanti al bagno? Ah, devi fare la pipì? Beh, falla, cosa aspetti? Ma sai come finirà? È una vendetta. Da parte di chi? De lei? E te l'hai la sfigata. Che poi non sarà più sfigata. Beh, Che poi perlomeno si toglie un sassolino dalla scarpa. Ma certo. ci sta registrando? No. Ah, ecco, perché Sto è facendo tutto quei video che questo. stanno su Facebook. Meno male che non c'era in passato quando facciamo il karaoke, sennò tutti avrebbero visto delle cose veramente poco belle. Lisa mi ha chiesto qualche fotografia della mia infanzia perché vuole farmi una sorpresa. Quando una ragazza decide di venire a vivere con te, non è carino dirle che cazzata, amore. Mi trovavo in Cina, ancora la Cina non era la Cina, quella di oggi, voglio dire. Cosa di nuovo? Allora, Era la morte e poi si parla di lui, cioè si parla di lei e poi si parla di lui. sì, però qui c'era una poesia piuttosto. Allora, lei pensò che era piuttosto lugubre quella situazione per accoppiarsi, no? No. Se no, che vuol dire? Per capito? Poi quando provi a stringere, che vuol dire? Ciao Claudio, stavolta capì che la voce era vera, mi si gelò il sangue. Accesi di scatto la luce del comodino, seduta sul letto c'era una donna, né bella né brutta, sui 40 anni, piuttosto bassa e tonda, aveva un che di infantile. L'ovale del viso era leggermente troppo allungato e aveva una piccola gobba sul naso, ma dei begli occhi verdi, una bocca carnosa e una pelle quasi trasparente la rendevano stranamente sensuale. Che ti hanno detto ieri? Ma Mi hanno bastonato come al solito. che non diventi una domanda, non dico verso Dio perché non è su quello, potrebbe anche essere, ma insomma, quando lui vede questo paesaggio nuovo, con occhi nuovi, liberati, non so come dire, se magari non gli venga spontaneo di guardare su e di chiedere. che parla il racconto? Parla di voci sentite attraverso gatti. Ah. Cioè, c'è un gatto che parla e dice qualche C'è cosa. un gatto che parla e più volte in realtà. Lo metto mise sulla faccia a punto interrogativo, perché aveva già sentito quelle parole, ma non ricordava dove e quando. Era ubriaco quella sera che il gatto gli parlò per la prima volta. Quel Quelle parole avevano un sapore già sentito. gatto, il suo gatto. Proprio sulla faccia l'energumeno picchiò duro. Un suoriano giovane dal pelo morbido che gli si arrampicò sulla pancia mentre era semisdraiato sul divano. Prima ho battuto la testa sulla barra del letto mentre indietreggiavo di sbieco. Ma inaspettatamente il gatto gli diede un morso, profondo, e lui cacciò un urlo e d'istinto allontanò la mano. Ah, il mio racconto è della donna che il marito ha stamena. Come ha stamenato? Amena oggi, amena domani. Crono tachimetro. Io sono un appassionato di ciclismo, avevo già dei cronotachimetri, ma me ne sono comprato un altro. C'era una femmina che a suo marito ci ha detto legnato. E però stai legnato. Che fu da oggi, che fu da domani. Di dopo si ruppe i sacchetti, ci disse sì, di per giù mi vieni il caca, ti faccio parlare di notte. Ti faccio parlare di notte. Ti faccio parlare di notte, che di notte parlavano sonno, parlava. E Dilda, insomma, niente che mi viene sto siciliano un po' romanesco, capito? Non è che è un siciliano autentico, è come se, che ti voglio dire? Ma mi sento una famosa, tu mi sta a riprendere, Andrea mi fa la fotografia, oh no, mi ha fatto la foto. qualcuno mi può.
questa è la birra analcolica che mi ha fatto sta panza. Sì. Ma io te lo dicevo. Sì, così tanto. Ma ha fatto male. Sì, perché è una cazzata, ma è piena d'aria pure. Che vita di merda. Birra analcolica. Che vita analcolica. Che vita analcolica. Che vita veramente. Sono uscito dall'ospedale per una settimana, ho sostituito l'aperitivo serale, tipo negroni e cazzari con chinotto. Poi è bello che mi sono consolato, perché proprio quei giorni lì guardo un servizio al telegiornale, sai quelle stronze di Parade, eccetera, che adesso va di moda in mezzo a tutta questa manica di semicoglioni, di chinotto, che non ha di moda, di moda. Chinotto, per forza, voglio vedere perché va di moda. Sono tornato in modo molto buono.